vediamo il secondo servizio della serata in merito all'accordo tra la Teramo Calcio e il Centro Sportivo Italiano. Illustrate l'intervista al responsabile marketing Alessio Peroni e al presidente regionale del CSI Angelo De Marcellis. Alessio Peroni, torna alla collaborazione con le scuole della città, ma non solo della città di Teramo, ma la novità è questa partnership con il CSI e quindi la partecipazione della Teramo Calcio anche in questi incontri voluti presso le parrocchie. Sì, noi ripartiamo questo campionato comunque come annunciato in conferenza stampa con il progetto scuola che ha destato comunque lo scorso campionato un interesse importante. Chiaramente ho ritenuto importante avvicinare questo prestigioso ente, quindi che comunque lavora, collabora a carattere nazionale, alla Teramo Calcio. Come detto dal Presidente, siamo i primi oggi ad avere un'affiliazione con il CSI nella regione Abruzzo. Questo comunque personalmente mi gratifica la Teramo Calcio. Un patto educativo tra Centro Sportivo Italiano e Teramo Calcio, in quanto il CSI già da diversi anni collabora con le società sportive di vertice per fare in modo che lo sport sia vissuto a tutto tondo da parte dei giovani, e questa collaborazione ha proprio questo scopo, quello di duplice scopo, quello di avvicinare i giovani attraverso anche la testimonianza di persone, di professionisti dello sport, e quindi anche grazie alla presenza allo stadio di giovani che comunque abitualmente praticano le attività sportive all'interno del Centro Sportivo Italiano e sono espressione ad esempio di realtà come quelle parrocchiali. D'altra parte il Centro Sportivo Italiano è da sempre impegnato nella promozione dei valori dello sport, avendo sempre come interlocutore lo sport professionistico. Ecco, ricordiamo che il mercoledì la Teramo Calcio parteciperà con i suoi esponenti tesserati agli incontri presso le parrocchie del CSI. Ricordiamo anche che chi è tesserato presso il CSI sono 5.500 i tesserati in provincia di Teramo, potranno usufruire anche di una particolare scontistica per le partite. Assolutamente sì, quindi noi settimanalmente faremo entrambe le manifestazioni, quindi porteremo avanti entrambi i progetti, il progetto scuola e la visita insomma nei comitati, negli affiliati del CSI. Ricordiamo che il CSI oggi è un ente dove comunque ha 5.500 iscritti, e volevo sottolineare un'altra cosa importante, che comunque questo binomio che oggi si è creato con la Teramo Calcio, oltre chiaramente a essere i primi nella regione Abruzzo, volevo sottolineare che comunque questa collaborazione l'hanno portato avanti prestigiosi club in Italia come Inter e Milano, quindi anche le società milanesi comunque si sono avvicinati a questo ente nazionale che come obiettivo comunque si sono prefissati quello che oggi ci prefissiamo noi: creare entusiasmo, quindi portare il giovane all'interno dello stadio.